Le due facce della Banca Popolare di Vicenza, la vera e la falsa. Vicenza, la città sbancata e BPV, bugie popolari vicentine. I conti questa volta sono a tuo favore. I due libri di Vicenza Più insieme a solo 20 euro anziché 25. Li trovi in coppia solo su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com. Vicenza, la città sbancata e BPV, bugie popolari vicentine. E ti sarà tutto più chiaro sul crack vicentino del secolo. A 20 euro su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com. Patrizio Miatello, intanto salve, bentornato. Abbiamo invitato anche più volte Andrea Arman, ma non viene, quindi pazienza. Non ci hanno avuto la loro assemblea del 9 febbraio, pazienza, noi le informazioni continuiamo a darle. Eccoci qua, lei rappresenta un gruppo di associazioni che hanno seguito la strada indicata dal MEF di trovare delle proposte unitarie per arrivare prima alla legge, quella adesso si chiama 145, che ha istituito il fondo indennizzo risparmiatori, e poi al decreto attuativo che poi si sta moltiplicando. Avete cercato, ero presente anche in due incontri al MEF, avete dato un certo tipo di contributo in presenza anche di polemiche, di divisioni. Vorrei che facesse un po' il punto, perché quando avete incontrato l'ultima volta il sottosegretario Villarosa e il sottosegretario Bitonci il 7 di febbraio, due giorni prima che Salvini e Di Maio a Vicenza promettessero l'emanazione del decreto entro 7 giorni, e a prescindere dall'Europa, che ricordiamo ha mandato una lettera in cui chiedeva chiarimenti che soltanto noi abbiamo pubblicato e soltanto Forza Italia ha citato facendo un argomento di interpellanza in Parlamento, e quella lettera chiede chiarimenti, non boccia nulla. Oggi è 20 febbraio, questi decreti non ci sono e mi hanno chiesto osservazioni. L'osservazione che il vostro gruppo di associazioni ha mandato, di che tipo sono e come valuta la situazione? Allora, dopo magari entriamo nel particolare di quello che abbiamo mandato, tanto perché bisognava mandare qualcosa, perché, caro direttore, questa norma del fondo indennizzo risparmiatori è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2018. Noi abbiamo ingoiato questa cosa, che è stata scritta da chi? Non dalle associazioni dei risparmiatori e non da risparmiatori. È stata scritta da due persone che millantano di essere rappresentanti dei risparmiatori. Queste stesse persone, se hanno concetto testa zucca, dovevano far rispettare quello che questo governo ha promesso in un contratto di governo, in una parola del Premier, il 29 di gennaio, di gennaio siamo andati al MEF, entro l'8, Villarosa doveva mandare a tutte le associazioni questo decreto, perché eravamo a 2 giorni dalla scadenza che il fondo doveva partire, perché noi potevamo ingoiare tutto, ma no, che venisse non rispettato il termine del 31. Avete sfidato, avete ancora sgretolato le persone con l'otto, avete mandato due premier che dovevano portare un decreto che è scaduto al 31, per cosa fare? Per essere ammagliati da due associazioni che sono incapace di intendere e di volere, perché questa è la verità, perché la legge aveva dei problemi già al 31/12/2018, ma noi volevamo l'immediatezza, non c'è stata data immediatezza, cioè, ma cosa volete tirare? Ma vi rendete conto cosa state facendo? Avete il coraggio di presentare un decreto attuativo, una bozza? Ma dov'è che volete portare la gente? Dovete smetterla. Devono smettere le associazioni a portare avanti questa farsa
giù le maschere, vergognatevi, è ora di finirla. Il governo deve attuare immediatamente questa norma. Guardate che non finisce bene questa cosa, eh. Io non ce l'ho con voi, perché io so che voi potete fare il cambiamento. Non deludete la gente. Guardate che io quello che vi sto esprimendo è la disperazione di gente che non ce la fa più. Voi non potete deludere con il passare del tempo. Ogni minuto è un ritardo. Voi dovevate attuare questa legge entro il 31 gennaio 2019. Scusi, la fermo un secondo, così si calma un po', che so che è stato anche abbastanza male. La capisco, perché anch'io ho avuto problemi tipo i suoi. No, perché stiamo parlando di niente. Lei fa un appello ai due vice premier e muove delle accuse a due associazioni, il coordinamento di Don Enrico Torta e ma io non faccio nomi, io non faccio nomi. Faccio io, credo di aver capito. Scusa, lei ha detto due associazioni che hanno scritto, sono loro due, no? Ma sì. Ecco, la sua, una cosa la richiamerei. Il premier Di Maio, il vice premier Di Maio, spalleggiato dal vice premier Salvini, ha sollevato gli applausi delle persone presenti al centro sportivo Palladio il 9 febbraio dicendo queste testuali parole: questa legge è fatta bene perché l'avete fatta voi. Voi si riferiva alle associazioni presenti, che erano due, e ai soci. Ecco, lei sta facendo un appello a Di Maio e Salvini, no, ma questa signor, legge l'hanno fatta. Lei, signor Di Maio, deve stare attento a quando parla. Se lei classifica una o due persone, i rappresentanti di tutti i risparmiatori, lei non ha capito niente. Lei si informi prima di parlare e prima di offendere i risparmiatori e le associazioni che hanno lavorato seriamente, che non fanno un defilé politico sulle spalle dei risparmiatori. Voi dovete informarvi prima di offendere le persone e dovrebbe chiedere scusa ai risparmiatori. Caro signor Di Maio, ma prima ancora di questo, io non contesto quello che dice, ma prima ancora di questo, Di Maio ha detto che la legge non l'hanno fatta i politici, non l'hanno fatta i tecnici, le hanno fatte le associazioni presenti. No, le associazioni, le 13 associazioni della cabina di regia avevano concordato sul progetto dell'articolo 38 delle modifiche, in parte erano state ricevute, poi lo stesso Villarosa aveva concordato le modifiche che avevamo richiesto della detenzione, perché se non c'è la detenzione i vecchi non prendono niente. Dopodiché, caro signor Villarosa e Di Maio, noi non ci avete considerato, sono 13 associazioni, sono 13 persone, voi non le avete neanche considerate, avete fatto quello che avete voluto. Bene, l'avete fatto quello che avete voluto. Io vi chiedo cortesemente, io firmo, noi le associazioni che della cabina di regia serie chiedono, abbiamo la soluzione, partiamo subito, facciamo la forzatura immediata a questo decreto attuativo, levate via quelle cose che sono una vergogna, perché mi auguro che neanche vi siate accorti, perché le parla del pagamento anche a chi è dopo. Vergogna, vergogna! Facciamo le cose serie. Veniamo su le associazioni che rappresentano i risparmiatori, no chi fa il bluff. Allora, se volete fare risolvere i problemi, risolveteli. Se volete tirare avanti, dite: signori, ci servono i soldi dei conti dormienti. Aspettate, tanto voi date retta a chi dice che c'è tempo, prendetevi però le responsabilità. Voi siete in questo momento, questo governo del cambiamento ha fatto scadere i termini, che era il 31-1, non interessa il risparmiatore che non era impegnativo o era definitivo. Il 31-1, voi se eravate il vero cambiamento, l'avreste fatto. Invece andate in cerca dei problemi, siete voi che li cercate allora i problemi. Allora io chiedo solo questo, le soluzioni noi ve le abbiamo date, c'è un gruppo di avvocati, ma voi non avete bisogno delle associazioni, voi potete risolverlo da sera alla mattina, cambiate
quella piccola variazione che vi abbiamo mandato. Dopodiché, se la norma, perché non si può cambiare la norma, è inutile che chi, un professore cosa fa? Non sappiamo se l'ha scritto lui, non lo so, ma come si fa a dire da un decreto attuativo cambia la legge primaria? Allora cosa mi faccio, figo io? Dico no, voglio il 1000%. Ma dai, ma stiamo giocando col tempo delle persone? Ma basta con questa farsa, basta! Chiedo al Premier Conte, al Vice Premier Salvini e a Di Maio di cominciare a fare persone serie, perché io ho fiducia che sono persone serie, però se avete avuto qualche problema di dimenticanza o di tentazioni, tornate a fare quello che vi hanno votato a fare, perché guardate che non va a finire bene, ve lo dico col cuore. Spero che questo messaggio vi dia la carica che in settimana prossima noi sappiate che partiamo da domani. Noi faremo un'iniziativa e verremo a Roma a darvi una mano a risolvere il problema, perché noi vogliamo solo che questo fondo parta. Se poi c'è da migliorare lo miglioriamo, ma tanto deve partire, ragazzi. Grazie. Grazie. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di IR, responsabilità. Il terzo libro dossier di Vicenza Più documenta i 2 miliardi di euro di danni chiesti dalla ex popolare vicentina a Gianni Zonin, ai suoi amministratori, direttori e sindaci. Ti fa sapere i come e i perché. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di IR, responsabilità. Trovi il libro dossier a 10 euro nelle migliori edicole e librerie, su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com.